Open Day 2020 per la laurea triennale in Scienze Biologiche. Buongiorno ragazzi, benvenuti all'Open Day virtuale del corso di studio di Scienze Biologiche. Sono Rosalba Gornati e sono il presidente di questo corso di studio. E in meno di 5 minuti devo fare un discorso così bello, ma così bello alla fine del quale non potrete far altro che iscrivervi a questo corso. Allora, vi do già l'indicazione che la maggior parte delle informazioni le troverete a questo link. Perché iscriversi a Biologia all'Insubria? Innanzitutto perché c'è un ottimo rapporto docenti-studenti e non mi riferisco alle relazioni interpersonali, ma proprio al rapporto numerico. Inoltre c'è un'ottima preparazione di base, diversificata in due diversi percorsi curriculari, quello biomedico e quello di biologia cellulare. Inoltre, il corso attribuisce una grande importanza alle attività di laboratorio che comincerete a frequentare già dal primo anno. Inoltre, la costante presenza di docenti tutor vi faranno da supporto durante tutto il vostro triennio, alla fine del quale, se vorrete entrare direttamente nel mondo del lavoro, avrete il supporto dell'ufficio placement. Dove trovo le informazioni del corso? Oltre che nel link che vi ho fatto vedere nella prima diapositiva, lo trovate anche alla home page di Ateneo. In questo caso dovete andare a cliccare Didattica, Corsi di laurea, Scienze biologiche. Il pallino giallo sta ad indicare che l'accesso è a numero programmato e accettiamo 275 studenti. Si accettano però preiscrizioni in ordine cronologico già a partire da metà luglio e più o meno accettiamo 500 preiscrizioni. Bisogna formalizzare però l'immatricolazione, non è previsto un test d'ingresso, ma in seguito all'immatricolazione dovete poi fare un test di autovalutazione. Tutte le informazioni per l'ammissione al corso le troverete alla pagina Bando per l'ammissione al corso di laurea, alla voce Documenti del bando. Ma cos'è la biologia? È un termine che deriva dal greco bios, vita e logo, studio. È quindi la scienza che studia tutto ciò che riguarda gli organismi viventi, dalla cellula alle popolazioni, investigando la struttura, la crescita, la funzione, l'evoluzione. E cosa è in grado di fare un biologo? Comprende i meccanismi che interessano gli organismi viventi e ne propone applicazioni in numerosi ambiti che spaziano dalla medicina all'ambiente. Già dopo il triennio potrebbe entrare nel mondo del lavoro e rimanere nell'ambito della ricerca sotto la supervisione di un tutor. Oppure potrebbe impiegarsi in un laboratorio per il controllo di qualità degli alimenti, dei cosmetici o dei farmaci. Inoltre, se di vostro interesse, potreste fare divulgazione scientifica. Quindi, cosa imparerai? Nel primo anno ci saranno materie scientifiche di base come la fisica, la matematica, la chimica, ma anche già corsi che interessano direttamente la biologia. A partire dal secondo anno si potrà fare la scelta fra i due percorsi curriculari, il curriculum biomedico e il curriculum di biologia cellulare. E a conclusione degli studi è previsto un tirocinio formativo di 2 mesi presso un laboratorio di ricerca della università oppure presso aziende. Così preparerete la vostra tesi finale. In alternativa è prevista anche la possibilità di non entrare in laboratorio, ma di preparare una tesi compilativa. In queste prossime diapositive avrete la possibilità di vedere l'organizzazione dei corsi che presentiamo al primo, al secondo anno e nei due percorsi curriculari. Vedrete che la scelta è veramente ampia e alcuni insegnamenti possono essere scelti per entrambi i percorsi curriculari. Tutte le informazioni le trovate all'interno del corso in un documento molto interessante che si chiama Scheda unica annuale del corso di studio. Se lo desiderate, c'è anche la possibilità nel triennio di andare in Erasmus. Alla fine del triennio
potrete terminare il vostro ciclo di studi e sostenere l'esame di Stato per la professione di biologo junior. Oppure potrete proseguire il vostro percorso formativo presso il nostro Ateneo oppure presso un altro Ateneo italiano. L'Università degli Studi dell'Insubria è in grado di proporvi due corsi di laurea magistrale, uno in biotecnologie molecolari industriali e l'altro in biomedical sciences, entrambi a doppio titolo. Con questo concludo la mia presentazione, vi aspetto tutti a settembre e non mi resta che farvi un bocca al lupo per la vostra maturità. A presto, ciao!